Ciao a tutti, eccoci qui a raccontare e commentare il Gran Premio d'Italia al Mugello, sesta prova del Mondiale 2015, con gli ospiti di sempre. Alla mia destra Giovanni Zamagni, ciao Gio. Ciao Nico, ciao a tutti. Il nostro inviato è di fronte a noi, Linge, Giulio Bernardelli in Motion Group. Ciao Nico, ciao Giovanni, ciao a Ciao tutti. Giulio, i due sono reduci è la parola giusta perché Giovanni è abbastanza sonnato ancora, dai test Michelin di lunedì. Parleremo anche di quello perché i piloti ufficiali sono saliti hanno provato le gomme Michelin con qualche caduta e qualche guaio. Ma noi partiamo, come solito, ingegnere, con le domande dei lettori, a cui vi prego di rispondere brevemente. Ma voi lettori ce ne mandate tante, le scelte sono queste. La prima è di Sbirro09, che come dice il nome è uno che guarda le cose. La partenza di Iannone era anticipata. Punto. Ma cosa dice il regolamento? Allora, dopo faccio rispondere a te, Gio. Il regolamento dice che quando la moto si sposta a un movimento in avanti prima dello spegnimento dei semafori, può essere partenza anticipata, ma è la direzione gara che lo stabilisce a 4 giri di tempo per comunicarlo al pilota sulla linea di partenza. Dice proprio se la direzione di gara ravvisa partenza anticipata, deve comunicarlo al pilota. Ma lì com'è andata, Giovanni? Sì, in pratica c'è, se la direzione di gara avvisa che c'è stato un vantaggio, no? Che il pilota abbia preso un vantaggio. Lì è andata che, allora, intanto ho scoperto che non sapevo che non si può fare reclamo su una eventuale partenza anticipata. Livio Suppo, però, team manager dell'HRC, è andato in direzione gara formalmente, diciamo così, non in maniera ufficiale, è stato mandato via abbastanza in malo modo. E so, comunque la loro valutazione è che comunque Iannone sia partito esattamente allo spegnersi del semaforo e quindi non abbia tratto nessun vantaggio. E qui ci sarebbe da discutere tantissimo, anche perché in passato fior di piloti sono stati penalizzati da una partenza anticipata che vantaggio non aveva assolutamente dato, perché normalmente, a parte Lorenzo l'anno Una scorso, ma volta, sì. cos'era in Qatar, No, era la seconda in gara Austin. dell'anno, ad Austin, però normalmente il pilota che parte in anticipo poi se ne accorge, si ferma e non perde il suo vantaggio, ma molti Però squalifichi ci la sono, regola molti è ride così. through sono stati in passato comminati. L'ingegnere, cioè, questo è Pammi 46, dice: come mai ultimamente, nonostante le alte temperature, sembra che non si riescano ad usare le gomme dure, quelle con la riga rossa, per capirci. Quest'anno la Bridgestone ha fatto gomme diverse, no? È solo la mia impressione. Ah sì, diciamo che sicuramente le gomme non sono le gomme posteriori, stiamo parlando, non sono quelle dell'anno scorso, ecco. E probabilmente le combinazioni quando usano le gomme bimescola o comunque le gomme asimmetriche che hanno mescole differenziate nella parte centrale rispetto a quello che hanno nella zona laterale, quest'anno la gomma diciamo più dura che può usare la Open, quindi che ha la Ducati, che ha la Suzuki, effettivamente fino adesso è sempre stata la gomma da gara. E questo obiettivamente dà a queste due case, a Suzuki e a Ducati, un vantaggio, nel senso che loro hanno la gomma da gara come gli altri, però hanno la possibilità di utilizzare una gomma più tenera per fare la pole position. Una bella differenza rispetto all'anno È una bella scorso. differenza, esatto. Mentre l'anno scorso, diciamo, almeno adesso vado a memoria, almeno per una metà dei Gran Premi, la gomma dura delle Factory era stata determinante in gara. Anche Ecco. più della metà, credo. Adesso Sì, bisognerà vedere a forse più. Barcellona, però. Fino adesso, diciamo, non è stato così. Ancora per te, Giulio. Se il problema, dice Vincenzo C, se il problema della Honda è il motore troppo esuberante, perché non tagliano o mettono una mappatura più dolce, se non sbaglio? La centralina delle factory è ancora libera. Sì, no, la centralina è libera, sicuramente, diciamo, il fatto che il motore Honda sia un motore aggressivo e molto performante, soprattutto in accelerazione, quello si sapeva, lo era anche l'anno scorso. Penso che questo comunque non sia il problema principale che ha la Honda e che ha Marquez in questo momento qui, cioè loro hanno probabilmente un problema di bilanciamento del setting della moto, questo lo si vede per tante ragioni, anche per la scelta ad esempio dei dischi freno, che usano dei dischi più piccoli, sempre con la copertura in carbonio, che sta a significare che loro non riescono a mandare in temperatura nemmeno i dischi, ecco. E quando le gomme calano, la situazione diventa abbastanza difficile, la moto diventa molto nervosa da controllare sia in ingresso di curva sia in uscita di curva e penso che il problema sia soprattutto di setting e di probabilmente il team con Marquez ha perso un po' la direzione, ecco, nel settare la moto.
Grazie, tra l'altro poi Giovanni sul sito hai raccontato che i piloti Honda si lamentano di questa scivolosità della moto, soprattutto sì, dopo la metà della corsa. Sì. Devo dire che Marquez però lui continua a sottolineare l'aspetto del motore, sì, e questo è quello che dice Marquez ufficialmente, dopo io poi non so se nel box dice altre cose, ufficialmente lui continua a rimarcare questo fatto del motore che è troppo scorbutico. Benone, grazie. E allora passiamo ai temi del Gran Premio. E il primo tema naturalmente è Lorenzo, perché Lorenzo col terzo successo di fila sembra aver risolto tutti quei problemi che inizio d'anno lo rallentavano e a questo punto diventa lui il favorito. Ha fatto una certa impressione Lorenzo al Mugello. Ma Lorenzo, sì, sono tre gare che fa una certa impressione, ricordiamoci che lui per tre gare è sempre passato per primo sul traguardo, quindi lui ha fatto tutti i giri di tre Gran Premi in testa, secondo me è un dato pazzesco, dato pazzesco. E tra l'altro sia Jerez sia il Mugello, cioè, le ha fatte in maniera devastante, senza nessuna possibilità che gli altri lo andassero a riprendere. Alemania era stata più combattuta qui e Jerez è stato un dominio assoluto, quindi impressionante. C'è da dire tanto sulla Yamaha, tecnicamente è la moto in questo momento superiore, però prima di sentire Giulio propongo di ascoltare Maio Merigalli, perché Giovanni l'ha sentito proprio sul punto tecnico della Yamaha. Vediamo che cosa ti ha detto Merigalli al team Monster Yamaha. Maio Merigalli, 5 vittorie in 6 Gran Premi. Si può dire che la Yamaha è nettamente la migliore MotoGP del momento? Dovessimo dare un giudizio dopo 6 gare, sembrerebbe proprio così. Tenendo conto che prima di arrivare al Mugello i nostri pensieri erano dobbiamo cercare di contenere i danni, perché comunque ci aspettavamo Ducati e Honda molto, molto competitivi qui. Perché pensavate di dover contenere i danni? Perché come purtroppo tutti sanno pecchiamo un po' in velocità di punta. Questo è un circuito dove si raggiungono velocità attorno ai 350 all'ora, gli altri, noi un po' meno. Però alla fine la nostra moto si è rivelata ancora una volta quella più concreta, il pacchetto probabilmente migliore a livello di guidabilità, usura gomme, e questo ci ha fatto fare veramente la differenza anche qui. Mario, dopo i test invernali ti aspettavi una situazione così dopo 6 gare? Sinceramente dopo specialmente Sepang 1 e 2 no, dove abbiamo sofferto sotto tutti gli aspetti, simulazioni e giro in assoluto. In Qatar qualcosa avevamo visto di buono fin dalle prove, però spesso pensavamo che comunque il circuito del Qatar fosse un circuito un po' più Yamaha. Poi una volta usciti da Kota, dove lo scorso anno avevamo sofferto parecchio, abbiamo iniziato ad avere buone sensazioni. E insomma, Merigalli dopo i test Sepang 1 e Sepang 2 non era così ottimista, invece Linge aveva visto molto più lontano e aveva già detto che Yamaha aveva recuperato tutto lo svantaggio su Honda. Però nemmeno tu ti aspettavi che questo punto Yamaha avesse superato Honda. Nel senso che il commento era che Yamaha aveva lavorato molto per rendere costante la prestazione su tutto l'arco di gara e probabilmente era riuscita a guadagnare qualcosa in quello che era il punto più critico lo scorso anno, cioè l'ingresso curva, la frenata e l'ingresso curva. E effettivamente poi fino ad adesso abbiamo visto che è stato così, però bisogna dire che Yamaha, intanto bisogna sfatare il mito della velocità, no? Nel senso che la Suzuki è arrivata settima, mi sembra, no? Al Mugello, ed è la moto più lenta nello schieramento della MotoGP. Vediamola la classifica, in sovraimpressione, così intanto i lettori se la guardano. La prestazione migliore, una delle migliori dell'anno, ecco, per cui, ed è sempre stata competitiva anche dal venerdì. Sì, certo, la velocità c'è tanto da dire. Intanto commentiamo brevemente Lorenzo con 5 secondi e 5 su Iannone, ma potevano naturalmente essere di più, perché poi si è messo a salutare. E qualche lettore non è tanto, dice che fa un po' lo sbruffone, insomma, è da vedere. Perché ha salutato proprio il Colentaio, dove c'era il Tribuno Ducati. C'era il Tribuno Ducati. Valentino Rossi, terzo, 6 secondi e 66. Poi Dani Pedrosa, buona gara la sua, anche se quasi 10 secondi. E via via, Piero Petrucci, molto bene, ottavo e nono. Ecco, parlavi di velocità. Sì,
la velocità ti può dare una mano, nel senso che sicuramente avere velocità sul dritto del Mugello vuol dire anche avere una possibilità in più per superare, però la velocità poi mette anche in crisi nella fase di frenata, e abbiamo visto spesso Marquez essere parecchio in crisi alla prima staccata in fondo al dritto. Ecco. Diciamo che la Yamaha, secondo me, non è un bellissimo esempio, nel senso che non eccelle in nessuna specialità, no? Non è la moto più veloce, non è la moto che ha l'accelerazione migliore, non è la moto probabilmente più guidabile, però obiettivamente è la moto che ha raggiunto quel compromesso ideale appunto per gestire il calo delle gomme e il calo della benzina all'arco di gara, e quindi riesce ad avere una prestazione abbastanza costante da inizio a fine gara, quello che invece non riescono a fare né Honda quest'anno e neanche Ducati. Prima di passare agli altri temi, Marquez, che è il tema più importante, direi, dopo il trionfo di Lorenzo c'è la sconfitta di Marquez, la crisi forse di Marquez, e Ducati, da cui ci si aspettava tanto. Io vi riporto un attimino ai test Michelin, così parliamo di attualità e risolviamo l'argomento che sta molto a cuore a Giovanni. Allora, i piloti ufficiali hanno provato questi Michelin, molti si sono tuffati, Lorenzo, Valentino e Marquez. Sì. Qual è stata la loro reazione, i giudizi che hai colto allora, nel box? Non possono parlare, e quindi non ci sono delle dichiarazioni ufficiali, perché c'è il divieto assoluto di parlare, perché sono ancora sotto contratto Bridgestone. Non si capisce se è la Bridgestone che non vuole o la Michelin. Comunque insomma, sta di fatto che non possono parlare. Chiacchierando, diciamo così, fuori dall'ufficialità, si è capito che ci sono le stesse caratteristiche di una volta. Poi l'ingegnere, secondo me, le spiegherà meglio, che comunque c'è una grande tenuta del posteriore che va a scompensare l'anteriore. Io adesso ho fatto una specie di riassunto, l'ingegnere. Sì, diciamo, soprattutto da quello appunto che si è visto, che si è sentito, il commento dei piloti si vedeva gesticolare, no? Una volta tornati al box, e c'era effettivamente un clima, diciamo, dove la Michelin probabilmente aveva chiesto, aveva imposto di tenere tutto segreto, sotto controllo, però insomma qualcosa si è visto ed è trapelato. Loro sicuramente hanno deciso di partire con la gomma da 17 pollici per avere la possibilità di trovare più rigidezza, diciamo, nella carcassa, andandone a ridurre l'estensione. Le Bridgestone, ricordiamoci, sono da 16 pollici e mezzo, quindi a parità di diametro esterno, diciamo, c'è meno gomma per la Michelin rispetto alla Bridgestone. Ecco. Però fino adesso non sono riusciti, cioè le gomme sono performanti, probabilmente hanno anche durata, perché abbiamo visto i piloti da subito fare molti giri utilizzando la stessa gomma, però li abbiamo visto al box di Valentino iniziare a lavorare sulle sospensioni, cambiare ammortizzatori, fare tutta una serie di tentativi per andare a mitigare quello che poi è la differenza appunto filosofica tra la Bridgestone e la Michelin, cioè la Michelin con la carcassa morbida rende, diciamo, al pilota la sensazione che la moto si muova molto di più. Ecco, allora, dopo anni in cui i piloti sono tutti stati abituati a guidare queste gomme della Bridgestone, che ha fatto un salto incredibile, perché ricordiamoci che 10 anni fa al Mugello si girava in 51-52, adesso si gira in 47-48. E le Bridgestone scoppiavano sul rettilineo. Le Bridgestone, scoppiavano nel rettilineo, però hanno fatto un salto di qualità incredibile. Ecco, sono cresciute sopra. Io direi che la gomma è la cosa che è cresciuta di più di tutto quello che ha moto. Ma sarà dura per Michelin. Allora, a questo punto, mancanza di feeling, traditi tutti dall'avantreno. Saliti tutti dall'avantreno, appunto, e poi i commenti sono proprio quelli, che la moto diventa molto ballerina, non sentono più il davanti. Il pilota non ha più la percezione, questo era il commento, diciamo, io l'avevo seguita ai tempi proprio col passaggio di Tamada, l'ultima volta da Bridgestone 2004 a Michelin nel 2005. Anche lui durante i test invernali con Michelin aveva fatto dei tempi addirittura di valore assoluto, cioè ad esempio a Valencia aveva battuto il record della pista ed era partito dalla pole position pochi momenti prima con la Bridgestone, però poi alla fine, diciamo, il pilota durante l'arco della gara tende a non capire più qual è il limite di grip e quindi tenta di andare forte, tenta di forzare. Con la Bridgestone, tra l'altro, in questi anni le moto sono evolute perché forzano molto sull'avantreno, quindi la frenata, la fase d'ingresso è molto più incisiva di quello che avveniva prima, e le moto sono anche tutte sbilanciate, diciamo, proprio per
sfruttare la grande aderenza, la grande prestazione della gomma davanti soprattutto. Questo ha messo in crisi soprattutto i tre piloti che secondo... Ma quindi dovranno cambiare le moto secondo te? O no? Le moto diciamo a livello di settaggio dovranno evolvere parecchio secondo me. Anche distribuzione dei pesi proprio. Bisognerà capire quanto Michelin riesce poi ad assecondare questa richiesta dei piloti che sicuramente avendo guidato Bridgestone per così tanti anni chiederanno di poter mantenere questo tipo di sensazione, no? Quindi la Bridgestone, la Michelin dovrà andare in quella direzione lì, però è una differenza che dipende proprio da una scelta tecnologica, certo. E che secondo me non sarà mai colmabile. Ecco, magari le Michelin andranno anche addirittura più forte probabilmente come prestazione sul singolo giro, però questo tipo di sensazione ai piloti la renderà sempre diversa rispetto alla Bridgestone. E quindi probabilmente ci saranno dei piloti che ce la faranno, si adatteranno e andranno forte. Chi? E altri piloti. Chi è il più svantaggiato? Dai, fai una previsione oggi con la sfera di cristallo. Giusto. Anche se poi è uno di quelli che è caduto, penso che Lorenzo, a livello d'esperienza, Valentino possa essere uno che si può ricordare come si andava con le Michelin, quindi tornare a ripensare a quelle sensazioni che aveva lì Lorenzo. Però anche Lorenzo con la sua guida pulita, precisa. Lorenzo è già caduto due volte. Sì, però Lorenzo, ricordiamoci che l'anno in cui lui è arrivato che guidava Michelin con la Yamaha M1 era l'anno in cui è caduto tantissime volte. Ecco, quindi credo che dei piloti di adesso abbiano usato Dovizioso perché ha debuttato con le Michelin, esatto. Lorenzo e Valentino. E Valentino. Non credo che ce ne siano dei Pedrosa, altri. E Pedrosa. E Pedrosa. E Pedrosa. E sicuramente Pedrosa e Valentino sono quelli che sono andati più forte con le Michelin. Lorenzo è andato forte ma cadeva dei gran tanto voli. Certo. Anche al debutto nella categoria, sì. Quindi, però faceva dei voli molto strani e quindi tornando alla domanda di Zam, sarà Marquez quello che pagherà di più? Marquez in realtà secondo me invece è quello, bisognerà vederlo, però è quello che teoricamente avrebbe lo stile di guida più da Michelin. Ah, sì? Perché è quello che carica meno l'avantreno. Ed è quello che guida di più in scivolata, in derapata, ecco, sia con la gomma davanti che con la gomma dietro. Quindi teoricamente è quello che da questo punto di vista qua diciamo ha una guida più adatta, ecco, a questo tipo di che è stato il più veloce, sì. Tempi non ufficiali perché non c'erano, certo. Non c'era cronometraggio, ha fatto 1:47.7, sì. Credo, il esatto, migliore. Esatto. Va bene, dai, ricordiamoci anche un'altra sottolineatura che chi è venuto dalla Moto2 come Marquez, ecco, le Dunlop da Moto2 tecnicamente, tecnologicamente sono simili alle Bridgestone, più che alle Michelin. Ecco, quindi anche questa è una sottolineatura importante, perché il passaggio dalle Dunlop alle Bridgestone non ha mai costituito un problema. È meno traumatico. Mentre c'è stato molte volte in passato il passaggio da Dunlop 250 a Michelin 500, ecco, o in MotoGP. Va bene, insomma l'argomento è molto interessante, sarà ricco di sviluppi e noi lo seguiremo. Adesso torniamo ai temi del Gran Premio. Il sondaggio che avevamo lanciato la volta scorsa sul favorito al Mugello dava Rossi al 46,06%, 46,1% il più accreditato. Lorenzo era soltanto secondo ma con una bella percentuale, naturalmente veniva da due vittorie. Il Dovi era messo bene a 16,00% e Marquez invece parecchio indietro a 4,54. Questo per curiosità. Marquez esce dal Mugello con le ossa rotte, decisamente. Sì, allora, in realtà se andiamo a vedere quello che ha fatto nelle prove, togliamo il discorso della qualifica, e comunque quello che ha fatto in gara finché è stato in piedi, in realtà non è andato piano, perché anche in gara ha fatto questa partenza straordinaria, la prima curva lì, quell'ingresso a Pedrosa, eccetera, è da alzarsi in piedi e applaudire, sì. Secondo me. Ha fatto dei giri strepitosi dopo, però a me dà sempre l'impressione, anche al sabato mattina che io ho la possibilità di andare in pista a vederli, che lui sia sempre appeso un filo. Forse lo si diceva anche l'anno scorso, lo si vedeva anche l'anno scorso, ma veniva coperto dai risultati. Quest'anno ogni volta che entra in curva sembra che sia l'ultima da effettuare. Mi sembra troppo esagerato, tant'è vero che comunque al Mugello è caduto due volte, perché è caduto nell'FP4 alla San Donato ed è caduto in gara. Insomma, cominciano a essere tanti. Secondo me lui in questo momento, anche se è entusiasmante da vedere, è fantastico, però secondo me sta sbagliando un po' l'approccio alla gara. E la gara di Pedrosa ha dimostrato che questa Honda comunque si può guidare anche in una maniera
differente, ottenendo comunque dei risultati. E sono tanti anche tra i nostri lettori che sostengono questa tesi, cioè c'è qualcuno che dice, per esempio, Stoner era considerato uno che non ragionava, ma dei piazzamenti sapeva anche accontentarsi, invece questo sembra che o vinco o morte, cioè adesso, diciamo, tutto al limite. È in un momento della stagione in cui lui obiettivamente, se vuole ancora avere delle chance, deve rischiare. Ormai pochissime, è chiaro che deve rischiare, nel senso che lui o deve vincere o deve vincere, oppure deve vincere. Però, Giulio, quindi, se lui in Argentina si fosse accontentato al secondo posto, no, che ormai già era secondo, sì, giusto? Sì, sì, e qui del terzo, esageriamo, del terzo, cioè aveva 36 punti in più in classifica, era... vediamola la classifica, perché è il momento di guardarla anche per capire se è completamente fuori dai giochi. Allora Marquez è a quota 69, avrebbe avuto 36 punti in più minimo e sarebbe a 13 100. Da Valentino, anzi meno, perché Valentino sarebbe arrivato una posizione, certo, indietro, questi ecco, sono tutti sei, però, sì, insomma, però sarebbe, certo, molto più vicino. Accontentandosi sarebbe ancora in lizza di fatto. Valentino 118, Lorenzo ormai gli morde il retrotreno a 112 e Dovizioso invece purtroppo ha perso molti punti al Mugello con quel problema che poi vedremo, quasi ripreso da Iannone. 83 l'uno, 81 il secondo. Allora, per te Giulio, ci sono stati tanti errori, no? In casa Honda, ma quello che sembra è che forse la rincorsa di una resa con gomme usurate, perché quello era un po' il limite di Honda, abbiano commesso una serie di errori, gioco forza, e siano andati un po' in paranoia. Sì. Oltretutto mi pare che ci siano dei malumori anche all'interno della squadra, poi Giovanni ci spiegherà. Inge. Hanno commesso sicuramente qualche errore, diciamo, di strategia, no? Ecco, quello che in Formula 1 chiamerebbero la strategia sbagliata, nel senso che soprattutto, secondo me, quando lui ha fatto il Q1, sicuramente, come si diceva con Giovanni, doveva partire a fare, era la scelta giusta probabilmente, certo, quella di dire utilizziamo una gomma sola, però la gomma va utilizzata, sì, subito, sì, perché se capita qualcosa, certo, certo, hai modo poi di eventualmente utilizzare la naturale gomma. Però l'errore più grave forse è l'FP3, dove guidando sempre con gomme usurate proprio per risolvere quel problema. Sì, è un errore di forse un po' di superficialità o di diciamo poca considerazione degli avversari, perché poi lì al Mugello in prova andava forte anche le due Suzuki, ad esempio, molto forte, andava veramente in forte, forte tantissimo. I tempi continuavano a calare, tra l'altro, ecco, per cui quello che era il 47 basso del venerdì o della mattina del sabato, poi è dovuto essere un 46, sì, Valentino con 46,9, è partito ottavo, ecco, quindi... E Marquez è rimasto fuori per un'inezia. Sì, nell'FP3 lui è rimasto fuori per 9 millesimi rispetto proprio alla Suzuki di Vignales. È vero, ha ragione Suppo quando dice fino a 2 minuti dalla fine lui era secondo o terzo, nessuno poteva immaginare che ci fossero così tanti piloti che si migliorassero, però secondo me anche quello è stato un errore abbastanza grave, perché ha condizionato. Ci sono tensioni nel team? Ma allora, ufficialmente no, devo dire che all'apparenza sembra tutto tranquillo. In realtà, almeno chi è molto vicino a Marquez mi dice che c'è un po' di tensione anche magari tra Zamora e qualche elemento del team, che comunque questo crea un po' di scompensi, perché comunque Zamora è quello che ha portato lì Marquez, però Marquez è molto legato alla sua squadra. Però insomma hanno fatto negli ultimi anni, hanno vinto 2 mondiali di fila, però ricordiamoci che in Australia 2 anni fa hanno rischiato di perdere il mondiale per aver sbagliato i calcoli di rientro ai box per sostituire la moto, ti ricordi? Quello era stato gravissimo, poi dopo è finita bene, ma lì potevano perdere il mondiale. Quella è un po' una caratteristica di forse giapponese, ecco, di organizzazione della Honda, ecco, non sono mai stati, probabilmente non lo sono per mentalità, svelti nell'adeguarsi. Però vuoi dire, qua hanno fatto una serie di strategie sbagliate. Sì, è chiaro che rispetto a una volta, adesso diciamo la squadra di Marquez è stata imposta, no? dal pilota, ecco, ed è la squadra che l'ha seguito dal debutto, voglio dire, nel moto mondiale, ecco, per cui ti aspetteresti che fossero, diciamo, più bravi e pronti anche a reagire a queste situazioni, no? Certo. Quindi magari richiamare il pilota, fargli mettere la gomma per fare il tempo, sì, ecco, sì, tutte, cioè, queste guidarlo, cose qua, tenerlo, guidarlo un attimino, invece sì. Lui secondo me è lasciato troppo da solo, ecco, lo stanno troppo a sentire senza fargli delle proposte, questo dimostra che lui ha un po' perso la strada anche nel settaggio della moto, secondo me. E che però Honda è market dipendente, insomma, che è un limite. In questo io continuo a sottolinearlo, il fatto che quest'anno Pedrosa
non certo. sia stato bene e, no, e quindi non abbia, diciamo, la possibilità di essere un po' il faro dal punto di vista di settaggio della moto, perché certo. puoi comunque sempre ripartire da come è settata la moto del tuo compagno in certe situazioni. Ecco, quest'anno invece non è così, speriamo per loro che Petrosa recuperi presto sì. e sia... senza contare comunque che, come diceva Sup e come dice anche Giovanni, viste le cose belle che ha fatto vedere Marquez, potrebbe anche vincere due o tre di fila dalla prossima sì, volta, cioè tutto è lecito, tutto è possibile, è veramente fortissimo, è un po' presto per cantare il De Profundis sì, anche se il distacco in classifica cioè, come dice Valentino esatto. stiamo parlando di Marquez e dell'HRC quindi insomma della miglior coppia degli ultimi due anni e magari della miglior coppia in assoluto, quindi lui è di uno che ci fa divertire tanto sì assolutamente parte integrante dello show. Parliamo però di Ducati, perché l'argomento è ricco. La Ducati, sì, era attesa una grandissima prova, c'è stata la pole di Annone che è stata grandiosa, storica, era dal 72 che un pilota italiano, una moto italiana in Italia non conquistavano la pole. C'è stata due Ducati in prima fila come non succedeva dal 2006, mi sembra. Quindi. Insomma, c'era tante cose, però poi la gara non è andata bene. Che clima si respirava nel box intanto? Beh, insomma, non è andato bene, Nico. Comunque hanno fatto un secondo sì. con Iannone certo, e quindi hanno fatto... è mancato Dovizioso, non è andata bene per metà, diciamo. Comunque hanno fatto 5 podi in 6 gare, sì, certo. quindi insomma anche certo. loro. È mancata dalla parte di Dovizioso, che era forse il pilota più accreditato, stando alle prove, stando ai risultati delle prove, era stato l'unico a tenere in qualche modo il passo di Lorenzo, quindi c'era molta esatto. attesa per Dovizioso. Ha avuto questo problema che poi l'ingegnere ci spiegherà nel dettaglio. Tra l'altro, apro una parentesi, fino a domenica sera per me la corona era un elemento della moto, adesso so tutto grazie all'ingegnere, uno di tanti, ma adesso invece che dietro c'è un mondo dietro alle corone che è una roba incredibile. Comunque insomma c'è un elemento che mi fa pensare. Allora la Ducati comunque che sta andando fortissimo e secondo me anche sopra le aspettative perlomeno mie, però ancora soffre di affidabilità generale, questa è una sfiga, diciamolo così, però è successo. Ai Reds non dimentichiamo che Dovizioso aveva avuto un problema elettronico al traction controller, era finito fuori all'ultima curva ed era rimontato all'ultima posizione, quindi cioè, certo. in sei gare ci sono state due volte e aspetta, e i Qatar avevano avuto quel problema con la benzina, quindi c'è ancora, c'è secondo me da raggiungere l'affidabilità delle moto giapponesi. Questa è una considerazione. Sentiamo dall'ingegnere intanto il problema della corona. Alcuni tra i nostri lettori hanno anche messo in dubbio che fosse vera questa cosa, che invece avesse ceduto il motore. Invece loro diciamo utilizzano assieme all'Aprilia ancora da sempre delle corone fatte in lega leggera, in Ergal in particolare. Poi viene fatto un trattamento di rivestimento in modo anti-usura, in modo che la corona possa durare. Però questo materiale qui probabilmente che una volta si usava d'abitudine sulle 500, ed è una cosa appunto tradizionale, un particolare poi ad onore del vero evolve con una lentezza incredibile, no? Nel mondo della MotoGP, cioè non si evolve praticamente mai, penso che qualcuno pensi di fare sviluppo su quel particolare lì ogni 10 anni, ecco. E quindi probabilmente, sicuramente si tratta di un pezzo difettoso che probabilmente ha superato dei controlli di qualità, ma non doveva essere così. Tu hai avuto dei dubbi sulla veridicità della cosa? Hai parlato con i piloti? Nessun dubbio. Ma, però anche... diciamo, va sottolineato appunto che Honda e Yamaha in particolare utilizzano da tantissimi anni per questo tipo di motociclette delle corone molto più fatte con materiale molto più resistente, sono fatte in lega di titanio. E quindi sono più adatte probabilmente a questo tipo di prestazioni. Dal prossimo Gran Premio vedrai che ce l'ha anche la Ducati. Sono certo, penso che questa sia una cosa probabilmente non molto considerata. Ecco, nell'ambito dello sviluppo che ha avuto Ducati, affidabilità è vero, cioè quando devi durante la stagione continuare a fare sviluppo per evolvere la moto è arrivata all'ultimo e continua ad essere sviluppata, obiettivamente l'affidabilità certe volte va a farci benedire. Honda e Yamaha da questo punto di vista qua sono molto più sono stabili. Tenute anche. Si parla di torsiometro anche in casa Ducati? Vai. Io... Sì, loro hanno utilizzato una corona strumentata, la corona può essere strumentata solo perché può misurare la coppia che eroga, che passa attraverso la ruota posteriore e quindi anche attraverso la corona, quindi effettivamente è una...
un torsiometro. Fammi spiegare una cosa, posso dire una cosa, che comunque sia la Ducati sia la Honda lo usano per acquisire dei dati, ma giusto? Sì, questo non è, diciamo, bisognerebbe non entrare... l'hanno usato in gara, questo no, voglio dire. In gara assolutamente no, la Honda lo utilizza stabilmente ormai da 5 anni, no? Quindi sulle Honda ufficiali invece viene utilizzato sempre, ecco. Quale sia l'utilizzo poi del torsiometro non è dato a sapersi, nel senso che il torsiometro permette di fare una misura, quindi un rilievo in continuo con della coppia, ed è la coppia netta, quindi la coppia pulita, che viene erogata dal motore istante per istante a terra. Ecco, quindi è un parametro che per un tecnico è una sorta di manna dal cielo, nel senso che si riesce a capire effettivamente quanto è efficace quello che viene fatto, certo, sulla moto, perché è chiaro che più coppia viene erogata a terra, più prestazione la moto può dare. E non è la stessa cosa che misurare l'uscita del, esatto, pinione, perché dopo qui intervengono invece i ciclisti che te l'hai. No, lì in realtà tra metterlo sulla corona e metterlo sul pinione, in realtà la cosa è esattamente la stessa, perché al di là della perdita, diciamo, di potenza, quindi per attrito che ha la catena in sé, però di fatto è sempre un parametro netto che è direttamente proporzionale a quello che la moto trasmette all'asfalto, di fatto, ecco. È chiaro che questo parametro qui lo si studia, diciamo, dei congegni del genere, li stavamo studiando all'Aprilia, ad esempio, a fine anni 90, ecco, applicati in vari punti anche del carter motore. Effettivamente avere questo parametro qui, averlo che dia una lettura affidabile, significa poi anche poterlo utilizzare teoricamente per la gestione elettronica. E questo perché? Perché è chiaro che nel momento in cui vado a leggere la variazione che ha la coppia, e quindi la coppia può calare perché la gomma inizia a derapare, oppure perché la moto impenna, oppure perché c'è qualche problema, allora ho un parametro di ingresso in quelli che sono poi le strategie di gestione del motore, di gestione elettronica del motore, che è molto più pulito rispetto alla differenza di velocità tra la ruota davanti e la ruota dietro, che è quello che si usa d'abitudine. Ecco. Quindi, diciamo, questo probabilmente in questi anni è diventato un piccolo grande vantaggio che ha l'Honda. La Ducati insegue. Per il 2016, che ci sarà la centralina unica con il software unico, stanno discutendo se lasciare un canale per l'acquisizione dati, insomma, dell'acquisizione dati per il torsiometro, o chiamiamolo come volete, soltanto appunto in acquisizione, non da utilizzare in gara. Esatto. Stanno discutendo se comunque farlo o meno. Benone, il tempo vola e non abbiamo ancora parlato di Rossi. Rossi resta leader della classifica mondiale, abbiamo visto, certamente ha fatto una buona gara con una bellissima rimonta nei primi giri, però c'è stato un problema in partenza. Allora lui tanto in prova non graffia, non rende, questo è un problema grosso, perché Lorenzo era davanti, lui sempre in terza fila. Come l'hai visto tu? Ma io sinceramente me lo aspettavo un po' più competitivo al Mugello, perché per mille motivi, anche per una questione di spinta psicologica, emotiva, eccetera. In realtà in gara è sempre stato lontano, non soltanto in prova, ma anche in gara è sempre stato lontano. Vuol dire, paradossalmente Le Mans è andato molto più forte rispetto al Mugello. E quindi io me lo aspettavo un po' più competitivo, e in realtà poi non ha fatto una brutta gara, perché comunque è un terzo posto, un altro podio, però insomma la differenza con Lorenzo è stata abbastanza grande. A un certo punto sembrava poter prendere Iannone, che invece poi si è difeso molto bene, però c'è stato un problema in partenza con Launch Control, no? Esattamente, sì, ci puoi spiegare cosa è successo? Ma diciamo, vedendo un po' quello che è successo in partenza, sentendo anche le dichiarazioni, sembra che loro abbiano fatto una taratura molto conservativa, troppo conservativa del Launch Control. E questo è strano, perché il Mugello tra l'altro è una pista dove di fatto si può fare anche, entro certi limiti, una scelta di prima marcia per permettere di avere la prestazione massima in partenza, perché la prima marcia di fatto si usa solo per partire. E è strano, nel senso che il launch control può essere tarato un po' per tutte le moto su quello che è il livello del regime massimo di rotazione, cioè il pilota prima di partire mette a manetta full gas, in realtà il motore viene fermato non al limitatore ma molto prima,
E poi può essere fatta la scelta di staccare, diciamo, il launch control in seconda o in terza marcia, a seconda, questo viene fatto a seconda delle piste, ecco. E poi altra cosa che può essere fatta è una scelta, diciamo, più o meno conservativa su tutti quelli che sono gli altri settaggi, cioè il traction control, l'anti-wheeling, l'anti-impennamento, eccetera. Ecco. Loro sicuramente hanno pensato di dare più aiuto al pilota, probabilmente tarando in maniera conservativa appunto tutti questi parametri, però la moto non aveva prestazione, cioè lui è stato superato un po' da tutti. Si è arrabbiato. Alla prima curva penso avesse perso 4 o 5 sì, posizioni. Lui il tredicesimo è passato alla prima curva, se non mi sbaglio. E quindi è stata l'ottavo. Una scelta veramente strana, diciamo, perché lì è un team che dovrebbe diciamo, quegli errori lì di solito non dovrebbero essere da questo livello di team. Ecco, tu hai sentito Valentino, l'hai sentito su Lorenzo, per capire. Sì, ho chiesto a Valentino se c'è una differenza tecnica, se c'è una giustificazione tecnica nelle migliori prestazioni di Lorenzo. Rispetto alle sue. Rispetto alle sue, certo. Guardiamolo, anzi, ascoltiamolo. Secondo me, soprattutto, è stato più forte, è stato più molto forte, soprattutto a Erez qua, che ha guidato molto bene. E subito quando è sceso in pista ha trovato un buon feeling con la moto. E quindi lui in queste situazioni è un pilota che si esalta molto, che ci crede e diventa sempre più forte. E quindi penso che anche sia anche una cosa psicologica, ecco. Rispetto invece alle prime tre gare dove io ero riuscito ad andare meglio e lui aveva fatto più fatica. Ti convince, Zam, questa risposta? Mi ha un po' sorpreso questo fatto che lui abbia sottolineato questo aspetto psicologico. È significativo, secondo me è significativo. Però la condivido, voglio dire. Sì, in realtà diciamo che se noi andiamo a vedere quello che ha fatto Lorenzo in 250 e anche in MotoGP, effettivamente Lorenzo ha quasi sempre vinto in questa maniera qui, ecco. Cioè lui fa, è un po' tipo il Biaggi degli anni d'oro, no? Del 250 con Aprilia, ecco. Cioè lui fa queste partenze, va quasi subito in testa e non lo vede più nessuno, ecco. Quindi lui, questa è una caratteristica sua, ecco. Lui riesce a essere veramente a martellare, no? Come si suol dire, da inizio a fine gara. In realtà tecnicamente penso che a Jerez loro siano riusciti a individuare una base di setting della moto che tra una pista e l'altra secondo me evolve molto che poco. Da Valentino ancora non hanno. E a Valentino questa cosa qui non l'ha ancora trovata quest'anno, anche se ad onor del vero Valentino è molto più a suo agio secondo me sulla moto quest'anno, proprio perché la fase d'ingresso di curva è stata sistemata molto meglio rispetto all'anno scorso. Poi dall'altra parte, secondo me, un'altra chiave di lettura appunto è la possibilità di usare le gomme più dure. E questo probabilmente, vedendo un po' quelli che sono i due stili di guida di Valentino rispetto a Lorenzo, se questo potrà avvenire nei prossimi Gran Premi, secondo me questo potrà aiutare la prestazione di Valentino, ecco, soprattutto per quanto riguarda la gomma davanti, secondo me. Ecco. In realtà poi non sono quasi mai riusciti a montare la gomma più dura che dà appunto ancora più sostegno e quindi permette a lui di essere ancora più incisivo in ingresso di curva. Benone, allora tra gli altri protagonisti della domenica, ce ne sono tanti, però volevo mettere in evidenza la bella gara di Pirro e Petrucci, che veramente hanno guidato alla grande. Grande Pirro. Bravissimo Pirro, ma anche Petrucci, che poi alla fine... Sì, Petrucci ha causato la caduta di Alexis Spargaró, perché ha sbagliato, non è entrato la marcia, credo, però ha fatto una buona gara. Sì. Una buona gara. Eh sì, è stato graziato perché hanno dimostrato che lui non ha messo una marcia, adesso non ricordo esattamente, quindi c'è stato un problema tecnico, diciamo così. Se vogliamo. Invece, contrapposta alla brutta prestazione di Melandri, dove lì pare addirittura che il divorzio si profili vicino. Lunedì Melandri non ha provato ufficialmente perché aveva la febbre. La seconda cosa che mi hanno detto, tanto lui l'anno prossimo le mission non le usa, e quindi anche questo è vero, cioè lui l'anno prossimo non userà le mission perché comunque non rimarrà in quel team lì. E qualcuno, nello specifico il collega, bravo collega Michel Turcot, francese, lunedì mattina in sala stampa diceva che era stata l'ultima gara di Melandri al Mugello. Io non ho avuto conferme, però vuol dire, ci può anche stare, ormai è costantemente ultimo, è costantemente staccato, e il problema, lo sbaglio è stato metterlo lì, quindi non sarebbe mandarlo via adesso, lo sbaglio.
che comunque non risolve il problema, eh. Però è chiaro che così non possono andare avanti. Lui è costantemente ultimo in tutti i turni di prove, qualifiche, sì, gara. Sì, sì, no, troppo ultimo. E troppo staccato dal compagno di squadra. Bautista. Ma se ti dice che non userà la Michelin al prossimo, vuol dire che non starà neanche in MotoGP? Non starà in MotoGP, no. Lui sta lavorando per tornare in Superbike, da quello che so io ha due opzioni, che una potrebbe essere la Yamaha e l'altra potrebbe essere la Ducati. Superbike. In Superbike. E quindi questo è. Va bene, siamo in chiusura, prossimo appuntamento, la prossima gara. La prossima gara è Barcellona, il 14 di giugno, 4,7 km, pista per certi versi che assomiglia un po' al Mugello, 1047 metri. Ci assomiglia molto come caratteristica. Di rettilineo. Il tracciato è abbastanza diverso, però per le curve, per il rettilineo lunghissimo ci assomiglia molto e una volta si cambiava veramente poco, dal Mugello a Barcellona. Infatti. Ecco, per cui ancora una volta la differenza la farà la temperatura dell'asfalto e la scelta di gomme che porterà la Bridgestone, che se darà questo vantaggio alla gomma dura o extra dura delle concesse solo alle factory, allora potrebbe creare una differenza, ecco. E creare un problema, sì, alla Ducati. L'anno scorso vinse Marquez, mezzo secondo di vantaggio su Valentino, terzo Pedrosa. Statisticamente Valentino è il re di Barcellona, ma anche perché ci corre da tanti anni ormai. 6 vittorie, 6 pole, Lorenzo 3 vittorie, Pedrosa 2 pole. Tu cosa ti aspetti? Io mi aspetto una grande Ducati lì, è chiaro che molto dipenderà dalla temperatura e dalle gomme, però io mi aspetto una Ducati per mille motivi, perché Iannone è galvanizzato dal miglior risultato di sempre in MotoGP e Dovizioso ha una rabbia e una voglia di rivincita e lì lui è sempre andato fortissimo e quindi mi aspetto una grande Ducati. Oltretutto Andrea Iannone dovrebbe essere un po' più a posto anche, sì, fisicamente, sebbene ho visto qualche pacca sulle spalle che non ha suscitato tutto il tuo dolore. È andato, dai, c'è l'adrenalina del risultato, eccetera. No, qualche volta viene il dubbio che il pilota la metta giù un po' dura, no, ingegnere? Sì, allora tutto con l'airbag, Mario. Va bene, dai, forza Ducati allora per Barcellona. Noi ci vediamo il martedì successivo, 16 giugno. Grazie per averci seguito fino a qui. Grazie all'ingegnere Giulio Bernardelle. Grazie a te, grazie a voi. Grazie Gio. Grazie a te Nico e grazie a chi ci ha seguito. Alla prossima, ciao. Una gara straordinaria, uno spettacolo come ci sognavamo, se si parte così chissà dove possiamo arrivare, l'entusiasmo è alle stelle, 3 italiani sul podio, come non capitava dal Giappone 2006, dunque grandissima impresa, nessuno spagnolo vincente, è piaciuto molto a Zamagni, è vero? Sì, ho lottato molto con i miei amici spagnoli in tutti questi anni e finalmente mi sono preso una bella rivincita in Qatar. E Valentino, e le Ducati.